Assessore Leonardo Bordoni, i rappresentanti degli ambulanti, degli operatori parlano di metà novembre come possibilità concreta di trasferimento in zona centrale, dopo le ultime settimane nel quale le sollecitazioni non sono mancate. Sarà effettivamente così e quali sono le problematiche da superare? La linea dell'esecutivo della Giunta è stata quella di aprire una fase di sperimentazione che coinciderà ovviamente con l'arrivo a vocabolo staino degli spettacoli viaggianti, quindi metà novembre come data orientativa, per valutare appunto la possibilità di allocare il mercatino settimanale nelle zone del centro città. Ci sono una serie di problematiche di carattere tecnico alle quali ovviamente dare risposta, una serie di valutazioni da fare, una serie di considerazioni anche di carattere tecnico che investono l'aspetto della sicurezza, l'aspetto dei costi di questa nuova allocazione, ma tutto sommato abbiamo inteso accogliere con una fase di sperimentazione che sicuramente si protrarrà per il periodo da novembre a febbraio, delle esigenze sollevate sia ovviamente dagli ambulanti che dall'associazione di categoria che questi rappresentano, che ha sensibilizzato l'opportunità di avvicinare il mercatino settimanale al centro cittadino, trovando in questo, almeno da parte di alcuni, un volano positivo anche per le attività commerciali residenti che potrebbero avere un effetto positivo da un aumento ovviamente di soggetti, di utenti che potrebbero essere attirati che sicuramente saranno attirati dal mercatino e poi potranno ovviamente anche concentrare gli acquisti su quelle che sono le attività residenti. Sicuramente dovremo chiedere dei piccoli sacrifici ai residenti e alle attività di residenti non commerciali, quali studi professionali e quant'altro, ma tutto sommato siamo fiduciosi di poter contemperare i fastidi dell'uno con le preoccupazioni dell'altro. Assessore, a questo punto si farà probabilmente quindi il mercatino che coinciderà anche con i mercatini di Natale. Era stato fissata la data, se non mi sbaglio, di fine novembre per l'inizio dei mercatini di Natale fino ai primi di gennaio, quindi. Chiaro che sì, la risposta alla sua domanda è sì, ed è chiaro che il tutto vedrà necessariamente una compatibilità delle due occupazioni, delle due strutture e dell'impegno dell'asse viario che verrà interessato. Novembre, quindi febbraio, contestualmente c'è la possibilità dell'asfaltatura per ciò che concerne il vocabolo staino e se a febbraio si ritornerà al mercatino vocabolo staino a questo punto, o ancora presto magari ipotizzarlo. Ancora per sicurizzarlo, lo stiamo immaginando, abbiamo appunto deciso per una fase sperimentale che deve tener conto soprattutto di quelli che sono i sacrifici che andiamo a chiedere al centro. Sacrifici sia in termini di decoro, perché è indubbio che un impegno come quello del mercatino potrebbe creare dei problemi e quindi dobbiamo capire un attimino in che misura questi problemi poi si riflettono sul decoro cittadino. Tutto questo è l'elemento che verrà posto diciamo, a sperimentazione. È chiaro e evidente che se dalle prime occasioni dovessimo riscontrare delle criticità insormontabili, siamo pronti a ritornare sulle nostre posizioni. Viceversa, se queste criticità non dovessero presentarsi, siamo pronti a valutare ogni opzione. Vale la pena ricordare che abbiamo chiesto un impegno, una presa di responsabilità da parte degli operatori che dovranno in una certa misura essere molto zelanti nell'approccio a un centro cittadino che per caratteristiche urbanistiche e comunque sia anche di impegno viario ha i suoi pregi e non possono ovviamente essere trattati come potrebbero essere trattati gli ambiti che nascono come parcheggi.